La topolina che cercava un marito. Vi ricordate della storia della ratella che sgombrava le scalette? Tutti gli animali volevano sposarsi con la topolina, tanto la trovavano graziosa. Lei però si era innamorata del gatto. E quando si accorse che lui pensava solo a mangiarsela, si pentì della sua scelta e decise di fuggire. Ora la topolina vorrebbe un marito gentile perché si annoia da sola. Se sapessi ballare, potrei trovare più facilmente marito, sospirò. In quel mentre un pappagallo passò davanti alla sua casa. Buongiorno, pappagallo. Ara, ara, buongiorno, topolina. Vuoi imparare a ballare? Vengo da Rio. Noi amiamo ballare e mi hanno detto che a Tuir, un paese catalano, ballano la sardana. Grazie, vado subito. Arrivederci. Arrivederci. La topolina arrivò a Tuir, dove incontrò il suo amico l'asino catalano. Buongiorno, asino. Io, buongiorno, topolina. Vuoi imparare a ballare la sardana? Oh, sì. Allora, fa come me. Un piede in avanti, un piede indietro. Che divertente! Adoro ballare la sardana. Ma per ballare la sardana devi avere delle bigatanes. Il mio amico, l'orso di Saint Laurent di Cerdagne, ti aiuterà a trovarle. Grazie, amico asino. Arrivederci. Arrivederci. La topolina andò a trovare l'orso di Saint Laurent de Cerdagne. Vorrei delle bigatanes per ballare la sardana, chiese la topolina. Eccone di tutti i colori, brontolò l'orso. La topolina le osservò con attenzione. Ce n'erano a righe, in tinta unita, con dei ricami. Delle bigatanes per piedi piccoli, per piedi grandi. Ora che ho delle bigatanes, come posso trovare un marito? In quel momento passarono delle pecore. Buongiorno, signore pecore. Beh, buongiorno, topolina. Per trovare un marito devi profumarti. Stiamo appunto andando a Mosè. Vieni con noi alla Torre dei Profumi. Arrivederci, signor Orso. Arrivederci. La topolina e le pecore andarono a Mosè. Dove si trova la Torre dei Profumi? Domandò la topolina. Nel paese vai dritto e poi a sinistra, risposero le pecore. Quando la topolina arrivò alla Torre dei Profumi, li provò tutti. Questo profumo mi piace. Ora che sono profumata, come posso trovare un marito? Vai al Canigù per i fuochi di San Giovanni. Fanno una grande festa. Là troverai un marito. Arrivederci. Sulla strada del Canigù la topolina incontrò un lupo. Buongiorno, signor lupo. Buongiorno, topolina. Oh, che bel ululato.
Con te potrò passeggiare in tutta sicurezza. Vorresti sposarmi? Fece il lupo in segno di approvazione. Mentre la topolina e il lupo raccoglievano un mazzo di fiori per la festa di San Giovanni, trovarono un coniglio preso in una trappola. «Coniglietto, che cosa ti è successo?» chiese il lupo. «Sono perduto», disse il coniglio. La topolina e il lupo liberarono il coniglio e lo curarono. «Grazie per avermi salvato. Come posso debitarmi?» «Cerchiamo qualcuno che possa sposarci», disse il lupo. «Io vi sposerò», rispose il coniglio. «Andiamo a Colliure. È un grazioso paese di pescatori. Potrete fare una gita in barca». «Oh, come romantico!» si disse la topolina. E fu così che i tre amici presero la strada di Colliure. Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.